Ciao amici di Italiato Games, buongiorno, sabato 6 aprile, anche oggi ho un po' di cose da eh, dirvi sui Football 2024, nessuna breaking news, nessun eh, incredibile aggiornamento, però qualche piccola cosetta che può esservi utile o interessante prima l'abbiamo già detto, ma adesso è arrivata anche l'immagine ufficiale, da ieri, eh, anzi, da, eh, da ieri, sì, fino a domenica, c'è il round 3 dell'Arsenal e ci sono mille punti football in regalo eh, se eh, parteciperete. Ovviamente avete, do avete dovuto passare i primi due round dell'Arsenal. Oggi, poi, alle 13, live 13 chat, il nostro orario, eh, ci sono le finali del Football Championship 2024 per il Milan, ora che vi interessa o meno vederlo, ci sono 500 punti football in regalo guardando i video della campagna di visualizzazione delle finali del club. Ho controllato, in questo momento ancora la campagna non è attiva, sarà attiva più avanti nella mattinata, alle 12, alle 13 stesse, però... Non vi preoccupate se anche non lo fate subito. Normalmente queste campagne durano più di un giorno, quindi magari eh, andate domani, andate lunedì, potete eh, riscattare lo stesso questi 500 punti in football senza alcun problema. Presumo, eh, non ho la certezza, ma normalmente eh, la consuetudine dice questo eh, di questo tipo di campagne di Konami. Poi volevo tornare un attimo alla Coppa IFootball Football Italia. Ieri ho pubblicato anche il comunicato stampa ufficiale eh, di, di Konami in zona community. Anche per questo iscrivetevi al canale, così anche le, gli aggiornamenti non video li, li vedete e vi arrivano le notifiche. Allora, non si sa ancora dove si svolgeranno le finali perché qualcuno me l'ha chiesto. Il, la Coppi Football Italia è solo per gli utenti PlayStation 4 e 5, e solo per gli utenti che sono in Italia, anche se sono italiani, ma stanno in Spagna e in Germania, non riceveranno la eh, notifica di questo nuovo evento. Eh, L'abbiamo, scoperto grazie alla community, qualche ragazzo che sta in Spagna, qualche ragazzo che sta in Germania, mi ha scritto: mi ha detto che non trovava l'evento e quindi solo playstation solo in italia quindi questa è la situazione della coppa e football italia ehm, se vorrete partecipare quindi dovete essere in italia dovete avere una console playstation ehm, a proposito di cose localizzate, eh, John Royas ci svela che nel frattempo, in Giappone Konami ha lanciato una campagna in collaborazione con Amazon e PlayStation in cui le carte PSN acquistabili su tutto il sito includeranno un codice per la carta Epic di Shinji Ono nella sua versione Urawarz 2006. Un altro giocatore esclusivo per una regione specifica. Giocatore esclusivo no, perché mi pare che non è uscito. Però regalo esclusivo sì. Eh, per la Coppa di Football Italia, visto che anche questo mi ha, avete chiesto, non si sa nulla di regali, però in effetti in Europa eh, c'è stato qualche cosine in meno rispetto a vari regali che sono stati fatti in varie parti del mondo. Alla fine, arrivati ad oggi, i regali solo, sono interessanti, soprattutto per chi eh, comincia da poco, però in questo caso una leggenda che non è il regalo, bisogna acquistare un codice PlayStation, però questa potrebbe essere una cosa interessante per non dover compulsivamente dover shoppare un pool da 150 giocatori avere una leggenda, compri la carta PlayStation che poi non è detto che devi usare sui football, la puoi usare per quello che vuoi, è un bel regalo. Speriamo Speriamo che possa accadere qualcosa di simile anche in Europa perché è un'iniziativa carina, è un modo anche magari per chi non gioca in football, per farglielo conoscere, per, mh, come dire, potrebbe essere un, una buona leva di marketing regalare, certo non uno no, no, in Europa, ma magari regali, eh, non lo so, un Baggio, un Ronaldinho, un eh, Batistuta, un Adriano, un Beckham, eh, Beckham un Matteus, non lo so, chiunque eh, si abbia un certo appeal in Italia, in Europa diciamo, potrebbe essere una buona iniziativa, per il momento è stata fatta solo in Giappone, eh, è chiaro che comunque Konami è giapponese, si muove meglio in Giappone, eh, però qua da noi come c'è stata la Coppa di Football l'anno scorso, il Konami e tutto quanto, quest'anno si ripropone la Coppa di Football Italia, si potrebbe immaginare qualcosa di simile anche qui da noi, e sarebbe sicuramente, ne sono certo, un, un, una Epic in regalo. Con eh, e poi bustata tra l'altro, arriva a 95. Sarebbe sicuramente gradito anche a noi europei. Parliamo poi di lunedì, di Manchester United. Voglio ringraziare Mirko e insieme a lui tutti quelli che poi successivamente mi hanno detto guarda sui Football Hub ci sono eh, i possibili big time del Manchester United di lunedì quindi ringrazio Mirko perché è il primo che me l'ha detto tutti gli altri grazie anche a loro siete fantastici questa community è fantastica perché eh, condivide le, le notizie le informazioni e cerchiamo di essere sempre aggiornati nel modo più rapido possibile allora sono quattro i big time presenti in, eh, in i football hub quindi fra questi 4 tre dovrebbero arrivare se poi stranamente con eh, ami ne mette 4 io non so dirvelo comunque c'è cioè, questo casimiro collante eh, con questi parametri il level cap non prendetelo in considerazione non sarà sicuramente questo questi dovrebbero essere i parametri base casimiro assolutamente niente da dire ci potrebbe essere Van Bissaka, eh, terzino destro difensivo, eh, che può essere interessante per tanti, eh, come vedete la velocità è il suo parametro migliore. Ci potrebbe essere Eriksen, che ha potenza di tiro 83, passaggio alla rasoterra 86, e ci potrebbe essere Martial, opportunista, con velocità 84, accelerazione 85. Ora, si arriveranno tutte e quattro, si arriveranno tre... Se non arriverà nessuno, non so dirvelo: sono informazioni di Football Hub, però i Football Hub ci prende con una certa mh, re regolarità. Quindi ieri vi avevo mostrato che sarebbe arrivato il pool Manchester United. Oggi eh, completiamo l'informazione con queste prediction su quali dovrebbero essere i big time dei red devils. Ultimo elemento che era una delle cose che. Procrastinavo da tempo, siccome oggi non ci sono grandi cose, completiamo il video con questo elemento. Con l'ultimo aggiornamento di Football 2024, magari può far venire la voglia a qualcuno di iniziare a giocare su mobile o comunque almeno di provare. Eh, è stato aggiunto e implementato su iOS e Android una nuova funzionalità di gioco, modifica e posizione ora disponibile su mobile. Modifica e posizione consente di regolare con precisione il posizionamento dei giocatori nella formazione, offrendo una gamba, gamma più ampia di opzioni tattiche, trova la configurazione meglio si adatta al tuo stile di gioco. Prima ragazzi c'erano su mobile non era come su PC e console in cui si potevano spostare le posizioni, c'erano i moduli e quelli si dovevano scegliere e non c'era possibilità di modificarli in alcun modo. Ora anche su US Android si avvicinano le versioni e anche questa cosa qui su iOS e Android è arrivata anche la possibilità di registrare come amici gli utenti con cui si gioca o si è giocato. La registrazione come amico consente di vedere se l'utente sta giocando di invia un invito per le partite amico e gli eventi coop. Unisci le forze con i tuoi amici e scendete in campo ed eccola qui ci fa vedere new friend eccetera eccetera. Quindi, come dire, ehm, di sicuro c'è so che queste nuove eh, funzionalità sono arrivate. Qualcuno... Vuole vederci un avvicinamento al crossplay, ma secondo me il crossplay prima arriverà su PC console magari e poi magari anche su mobile. però queste funzioni sono state aggiunte. Tra l'altro, io sta, sto giocando su PC oggi, onestamente, stavo quasi per volervi fare un video sulle differenze di gioco PC console, ma con tutte queste informazioni ho riempito il video di questa mattina quindi lo, lo rinvio a, a un momento di maggior vuotezza di novità ho notato comunque delle piccole delle, de delle grandi differenze di cui vi parlerò ma non mh, come dire sono di esperienza non strutturali strutturali ci sono anche piccole differenze eh, per dire anche tra la versione xbox e playstation una cosa proprio stupi stupida eh, all'inizio, sapete quando vengono le schermate, eccetera? Su PlayStation, eh, premendo X, si possono schippare, su Xbox no. Cosa piccolissima cosa, proprio per dire che qualche differenza c'è e poi dopo parleremo invece nel, nell'esperienza di gioco quanta differenza sto trovando eh, tra PC e PlayStation e non riguarda l'abilità la, eh, degli avversari, no, tutt'altro, ma già ho accennato in qualche puntata fa e ve ne riparlerò successivamente. Va bene ragazzi, quindi oggi finali ehm, del Championship del Milan, abbiamo visto i, i possibili big time del Manchester, abbiamo visto le novità del, uh, del mobile, abbiamo visto l'iniziativa giapponese, abbiamo parlato di nuova di Coppie football Italia, per il momento è tutto, io vi do appuntamento questa sera alle 20, c'è un video dedicato al campionato e con uh, la divisione 2 che viene e che va, vedrete, e vedrete che farò per la prima volta una cosa nella... Nella mia esperienza di football, niente di che, è una questione numerica, diciamo. Domani mattina giri gratis come al solito, girerò i giocatori della settimana e siccome ehm, ho modo eh, di giocare le partite. Dopo aver eh, registrato eh, il video su, ehm, sui giri de gratis della settimana, vedrete anche i nuovi giocatori e magari ci sarà qualche novità interessante proprio tra i giocatori della settimana. Insomma, al solito, mattina alle 9. Di, so, come di domenica perché è programmato, se no gli, le altre mattine più o meno sempre a quell'ora, un po' prima, un po' dopo, e alle 20 appuntamento con il campionato. Vi aspetto questa sera e domani sera perché sicuramente ci saranno belle partite da vedere. Io vi auguro un buon fine settimana, ragazzi, e buona giornata.